Buon pomeriggio, venerdì 28 maggio, ben ritrovati con InfoStudio, il Covid in prima pagina in questa edizione del nostro telegiornale. Sembrava scontato, ma è un periodo storico, diciamo, in cui dare per scontato le cose è profondamente errato e perciò scontato non poteva essere fino a quando non fosse arrivata la conferma, ma i dati della Covid stanno migliorando, diminuisce l'incidenza, diminuisce la percentuale di positività, diminuiscono i ricoveri, insomma andiamo verso la zona bianca sicura per tre regioni a partire da lunedì prossimo. La conferma stamattina dai dati della cabina di regia. L'incidenza, ovvero l'R con T, l'indice di trasmissibilità, è a 0,72. Questo è il primo dato che emerge dal monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute. La scorsa settimana il dato era un po' più alto, era di 0,78. Quindi continua il rallentamento dell'epidemia, dimostrato anche dal numero di casi settimanali per 100.000 abitanti, che per la prima volta scende sotto la soglia considerata di sicurezza, cioè quella di 50 casi ogni 100.000 abitanti. Adesso è a 47. Intanto è iniziato al conto alla rovescia di provincia di Trento, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte e Puglia. Queste sono i territori, una provincia autonoma e sei regioni, che hanno un'incidenza settimanale inferiore ai 50 ogni 100.000 e che quindi il 14 giugno dovrebbero diventare bianche, scenario nel quale si ritroveranno altre regioni. Da lunedì prossimo tocca invece, saranno le prime a sperimentare questa, per la verità una di esse ha avuto già il brivido di entrare in zona bianca, della Sardegna. Sappiamo però come è andata a finire, cioè dopo che venne istituita la zona bianca, molto velocemente la Sardegna si ritrovò direttamente in zona arancione, poi in zona rossa. Comunque Sardegna, Friuli e Molise vanno in zona bianca, come era ampiamente atteso. Le tre regioni arriveranno a tre monitoraggi consecutivi, con quello di oggi, con un'incidenza inferiore ai 50 casi ogni 100.000 abitanti. Adesso è di tre monitoraggi settimanali consecutivi, poi si potrebbe anche scendere a due per prendere lo stesso provvedimento in futuro. Quindi saranno nello scenario con minori restrizioni, nel quale scompare il coprifuoco e vengono anticipate tutte le riaperture. In base a questi dati, Liguria, Veneto, Umbria ed Abruzzo vanno verso il bianco a partire dal lunedì successivo, vale a dire il 7 giugno. L'incidenza della Calabria è di 60,8 casi ogni 100.000 abitanti, quindi per il momento ancora la nostra non è una delle regioni che possono aspirare alla zona bianca. C'è però il dato che è fortemente consolatorio, che nessuna regione o provincia supera la soglia critica di occupazione dei posti letto, né in terapia intensiva né in area medica. Il tasso di occupazione è sotto soglia, 15% in terapia intensiva, con una diminuzione dei ricoverati che sono passati, erano il 18 maggio, quindi stiamo parlando esattamente di 10 giorni fa, 1689, e sono diventati il 25 maggio, 3 giorni fa, 1323, ripeto, da 1689 a 1323. In area medica siamo passati da 11.539 ricoveri ad 8.577. Vediamo come è andata la campagna, come sta andando la campagna vaccinale, anche se il dato è di questa mattina alle 6.07, dunque siamo ormai vicinissimi e immaginiamo che a questo punto, dato che il dato dell'AIFA è delle 6.07, trascorse altre 6 ore, altre 7 ore, anzi ormai i 33 milioni di somministrazioni sono state superate, però ci atteniamo all'ufficialità: 32.958.928 le dosi somministrate, 11.206.454 coloro che hanno completato il ciclo, sono pari ormai al, se vedo bene, 18,9 della popolazione, ormai siamo al 19% circa. La Calabria continua a guadagnare posti, adesso alle sue spalle si lascia 7 regioni, è ottava ultima, o se vogliamo possiamo cominciare a considerare questo posto nell'ordine numerale guardando la classifica dall'alto, dato che ci sono 7 regioni alle spalle, diciamo che ne abbiamo 12 davanti, siamo tredicesimi. Comunque la Calabria al 91,3%, ha somministrato 994.129 del 1.088.500 dosi che le sono state consegnate, ma come vedete la forbice rispetto al Piemonte che segue e alla provincia di Trento che precede è molto molto poco ampia, diciamo, quindi potremmo avere anche variazioni quando questa sera vi mostreremo il nuovo aggiornamento.
Allora, per il momento non parliamo di Covid, ma riprenderemo a farlo più avanti, tra poco, nel corso del giornale, anche perché ci occuperemo di temi che anche per cronaca, altri furbetti del buono spesa sono stati scoperti nel Regino. Adesso doverosamente torniamo sui funerali ieri di Serena Cosentino, la ragazza di Diamante di 27 anni che è morta domenica scorsa insieme al fidanzato iraniano nella tragedia della cabina della funivia del Mottarone che è precipitata da un'altezza notevole a una velocità di 100 km orari. Questi sono i momenti ieri dell'attesa dell'arrivo del feretro, che poi è stato benedetto dal parroco della chiesa Gesù Buonpastore di Diamante, dove si sono svolte le esequie. Si tratta di Don Eugenio Onglunu, ma i funerali sono poi stati officiati dal vescovo di San Marco Argentano Escalea, Monsignor Leonardo Bonanno. Una comunità si è stretta attorno alla famiglia di Serena Cosentino, toccante la testimonianza in particolare della sorella Federica, una delle due gemelle sorelle appunto della ragazza scomparsa, che vi ricordo era vincitrice di borsa di studio del CNR, per questo lavorava a Verbania da qualche tempo. Il padre della ragazza, Maurizio, ha ringraziato tutta la comunità. Sono pervenuti fra l'altro dal Vaticano i sensi del cordoglio del Papa grazie a un telegramma fatto arrivare dal segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin. Ieri sera, durante la trasmissione Piazza Pulita sulla 7, Stefano Massini, scrittore e anche interprete a teatro, monologhista straordinario, ha parlato della tragedia e l'ha legata soprattutto al concetto di fiducia, ovvero al patto di fiducia che giornalmente, ma vorrei dire secondo dopo secondo, ciascuno di noi stringe per una serie di motivi che tra poco sentirete elencati, per poi giungere alle amare considerazioni pasoliniane sulla superficialità molto spesso di questo paese che... E non c'è niente di peggio che perdere la fiducia. Poco fa il generale Figliuolo, commissario per l'emergenza Covid, ha annunciato che dal 3 giugno prossimo chiunque, qualunque fascia anagrafica, potrà prenotare la sua vaccinazione. Si darà, ha detto Figliuolo, la possibilità alle regioni e alle province autonome, a breve partirà una lettera in tal senso, di aprire su tutte le classi seguendo il piano, utilizzando tutti i punti di somministrazione, compresi quelli aziendali. Quindi si apre a tutti, si vaccina anche sui posti di lavoro. E il malvezzo, diciamo così, di chiedere e poi riscuotere, perché spesso si riesce a ottenerli, i buoni Covid, continua. Altre 13 persone sono state denunciate nel Regino, 13 furbetti appunto di questo bonus che, come sappiamo, è stato la cui istituzione è stata decisa per aiutare le famiglie in difficoltà a causa proprio degli effetti della pandemia. I controlli sono stati effettuati dalla Guardia di Finanza tra Condofuri e San Lorenzo. Le persone denunciate hanno nelle loro autocertificazioni omesso alcune comunicazioni o hanno mentito su alcuni aspetti delle stesse comunicazioni. Le verifiche hanno riguardato un centinaio di nuclei familiari di questi due comuni che hanno elargito complessivamente oltre 70.000 euro di buoni spesa. Dai controlli è emerso che uno o più componenti dei nuclei familiari controllati avevano ricevuto il sussidio anche per importi cospicui a fronte di rapporti di impiego regolari. Altri avevano percepito il reddito, l'indennità di disoccupazione o altri contributi non compatibili proprio con il buono Covid. Catanzaro, la Guardia di Finanza ha arrestato per spaccio di droghe e possesso di armi due persone che a bordo di un'auto hanno tentato di sottrarsi all'alta, hanno cercato di scappare per una viuzza secondaria, sono stati inseguiti e raggiunti, e a bordo dell'auto, vedete, sono state trovate diverse armi bianche, un migliaio di euro circa in contanti e poi un involucro nel quale c'erano 34 grammi e mezzo di eroina, oltre, vedete, a un tirapugno, un coltello, due pugnali, un frustino ed un bastone in legno. Un altro arresto per droga è stato fatto invece a Polistena. Dunque, le cose sono partite così: la polizia ha fermato dei ragazzi che si trovavano in una zona poco frequentata e poco illuminata. Alla vista degli agenti, uno di loro ha buttato per terra uno spinello, un ragazzo di 24 anni. La perquisizione della casa del ragazzo ha portato a ritrovare 70 grammi di droga tra hashish e marijuana già essiccata, oltre, li vedete, un bilancino di precisione e diverso materiale usato per il confezionamento. La crisi del Corap, ieri la manifestazione nel piazzale della cittadella regionale. La crisi del Corap è una crisi che viene
da lontano, è una crisi economico-finanziaria, ma è soprattutto, e questo lo hanno sottolineato i segretari del settore funzione pubblica di CGIL e CISL UIL, è una crisi politica, cioè di cattiva politica, di superficialità politica, che solo la politica, sostengono appunto, sostiene la triplice, ora può risolvere. Per quanto riguarda gli stipendi, perché poi non di solo pane, ma soprattutto di quello, dicevo, per quanto riguarda gli stipendi, se entro 2 settimane non arriveranno garanzie in questo senso, sarà sciopero. Per quanto possa sembrare paradossale, la Calabria lascia inacidire una vertenza cruciale perché chiama in causa la depurazione delle acque, dunque la salubrità anche del mare, quindi il biglietto da visita di una regione che aspira a trarre risorse strategiche dal turismo. Ma al di là della crisi finanziaria che sta mettendo a dura prova i dipendenti, che vantano 6 mensilità arretrate e che continuano a chiedere certezze sul loro futuro occupazionale, la crisi del CORAP, il Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, affonda le sue radici nel passato, in particolare gli ultimi 5 tribolatissimi anni. La massa passiva ammonta ad una 60ina di milioni di euro tra debiti, pignoramenti e mancati versamenti contributivi. I lavoratori e le loro famiglie sono sottoposti ad una tensione diventata insopportabile e l'unica possibilità di rilanciare l'ente è quella di predisporre un concreto progetto di rilancio. Un intervento della politica, dice la segretaria generale della CISL Funzione Pubblica, Luciana Giordano, non è più differibile. Qui ci vuole un intervento della politica, qui ci vuole un intervento del governatore, ci vuole un intervento dell'assessore al ramo, ma di tutta la giunta regionale, che una volta per tutte stabilisca qual è la linea strategica da seguire, ci dica chiaramente come intende pianificare la massa debitoria che è stata certificata dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa, che ammonta ad oltre 50 milioni di euro, ma anche come intende pianificare tutto quello che non è entrato nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, perché al di fuori della massa debitoria certificata insistono oltre ulteriori 32 milioni che comunque sono lì e aspettano di essere ripianate, aspettano di essere soddisfatti. Del resto, proprio la politica ha alimentato attese e false speranze, e il punto a cui si è giunti è proprio il frutto dell'inerzia, della disattenzione e della superficialità di chi aveva l'obbligo di proporre soluzioni, come sottolineano i segretari del settore funzione pubblica di CGIL, Alessandra Baldari, e della UIL, Elio Bartoletti. La soluzione è che finalmente la Regione si renda conto che il CORAP è un ente strategico per lo sviluppo della Calabria e quindi rediga un piano industriale, trovi finanziamenti, si vada verso il risanamento senza assecondare gli appetiti anche di chi ha fatto pignoramenti o altre azioni, diciamo, di recupero senza pensare al futuro di questa terra. E quindi noi pensiamo che la Regione, siccome è delegata dallo Stato per la gestione delle aree industriali e lo sviluppo, noi pensiamo che questo sia il cuore del problema. Allora, se questa Regione, anche a fronte dei finanziamenti che stanno arrivando dal Recovery Fund, non deve intravedere la via dello sviluppo, la responsabilità sarà di questa Regione che non intende sanare questo problema, che ormai è da anni che è sempre così. I debiti si sono accumulati proprio per l'inerzia e il disinteresse da parte di tutta la politica. Garantire la depurazione in Calabria è un fatto fondamentale per una regione che vive di turismo. Da qui a breve arriveranno i turisti, troveranno il mare sporco. Chiediamo immediatamente alla regione che applichi i poteri sostitutivi, perché questo è un ente subregionale, e metti in condizione i lavoratori di essere pagati e metti in condizione i servizi di essere erogati. Noi ci siederemo un minuto dopo che ci avranno garantito il pagamento degli stipendi ai lavoratori. Solo un serio piano industriale può dunque consentire all'ente di superare l'impasse causato da anni di cattiva gestione e mancata vigilanza, alla Calabria di poter contare su un servizio fondamentale e ai lavoratori di non rischiare l'osso del collo, specie quelli non più ricollocabili per età e mansioni. Sicché è inevitabile il permanere dello stato di agitazione che, in caso di mancate risposte circa il pagamento degli stipendi, sfocerà nella proclamazione dello sciopero.
Non sono 9 mesi. Allora, noi affondiamo le nostre difficoltà in anni e anni e anni. A partire dal 2016, quando è stato costituito questo Corap, quindi con l'accorpamento dei 5 consorzi, che più che un accorpamento è stato un minestrone, dove la ricetta non è riuscita benissimo. Non è il primo sit-in, è l'ennesimo sit-in, dove la dignità dei lavoratori sostanzialmente non è assolutamente tutelata, ma la dignità nel senso di rispetto del lavoro, perché una struttura può essere messa in condizione di lavorare quando c'è una prospettiva. Noi in questo momento non vediamo prospettive ed è la cosa più triste, perché l'aspetto economico sicuramente per ognuno di noi, io sono una monoreddito, tra le altre cose le dico una cosa, io ho 33 anni di servizio e 59 anni di età, le sembra che io a questo punto debba ricominciare la mia vita da zero e non sapere il mio domani in mano a chi è? Cioè 9 mesi per me sarebbero una festa, cioè per tutti noi sarebbero una festa, ma non è così. Allora ci fermiamo, sono le 13:50 in punto per la pubblicità, torniamo fra pochissimo. Non primo, primissimo. Non amaro, amarissimo. Non bene, benissimo. Petrus, l'amarissimo che va benissimo. Petrus Bonecamp, superlativo. Punto E Market, la convenienza con l'accento. Pasta Amato da 500 grammi, 49 centesimi. Inoltre ogni 3 pezzi di pasta, in omaggio 1 di spaghetti. Tris di mozzarella Zappalà, 1,49 euro. Galbanino Galbani da 550 grammi, 3,90 euro. Gocciolotti Balocco da 700 grammi, 1,79 euro. Croissant Classico Bauli, 6 pezzi, 99 centesimi. Punto E Market, la convenienza con l'accento. Guardia di Finanza questa mattina al Palazzo Municipale a Crotone, i finanzieri hanno proceduto ad alcune perquisizioni, potrebbero aver asportato documenti, ancora i particolari sono molto scarsi, si sa che si tratta di un'inchiesta che riguarda l'edilizia, ovvero un presunto abuso, e che gli indagati sono 2, ma per il momento null'altro è trapelato. Ovviamente vi rimandiamo alla edizione delle 19:10 per maggiori dettagli, o se ne arriveranno entro la fine di questa edizione già fra pochi minuti, perché adesso andiamo a Catanzaro Lido, dove Carmen Mirarchi ha visitato un esercizio commerciale alle prese con un singolare problema. Quella che ci arriva è una segnalazione da parte di un ristoratore, di un commerciante anche di Catanzaro Lido. Il problema sarebbe legato alla spazzatura, ai rifiuti, che in sostanza si troverebbe spesso proprio davanti al suo ristorante. A raccontarci tutto è il titolare, il signor Zangari. Signor Zangari, lei ha una macelleria qui a Lido, anche un ristorante, qui siamo seduti ai tavoli del suo ristorante. Sì. Che cosa è successo? È successo che qua è da parecchio che ci sono questi bidoni, il comune gli ha dato l'autorizzazione al condominio di tenerli qua, qua la gente deve mangiare e io ritengo che non è opportuno, dove ci sono i bidoni la gente deve mangiare. In sostanza, il condominio praticamente a fianco al suo negozio ha avuto l'autorizzazione ad avere i vari secchi per la differenziata, i bidoni della differenziata davanti casa. Lei però qui a fianco ha il ristorante, i tavoli del ristorante. Quindi cosa chiede al comune? Chiedo che vengano rimosse, come mi hanno fatto togliere a me la spazzatura davanti il mio negozio, e poi mi hanno fatto un verbale che ce l'ho nel mio deposito pure. Lei aveva messo la spazzatura davanti alla sua attività in attesa che la venissero a prendere? Davanti il mio deposito, che è collegato con la ristorazione, è un magazzino che tengo sedie e cose, e ci sono i bidoni della spazzatura che metto dentro. Quindi mi hanno fatto un verbale perché li metto fuori là, e non vedo io che io devo avere
un verbale perché tengo i bidoni che io poi la mattina li metto dentro, tolgo la sera e la mattina li metto dentro, quando si vengono a ritirare i rifiuti. Io vengo e con noi queste notte e giorno stanno fuori. E con le persone che abitano nel condominio, l'amministratore ci ha parlato? Io ci ho parlato, lui mi ha risposto, dice ho l'autorizzazione, rimangono qua. Io non posso dire nulla al proprietario perché in effetti è autorizzato. Io avevo anche richiesto il suolo pubblico a fare un'isola ecologica per i fatti miei, con un progettino, una casetta bellina con gli sportelloni che si aprivano e si chiudono, che non si vedevano i bidoni, a me è stata rifiutata. Quindi ho ricorso nel mio magazzino a mettere i bidoni, perché ogni momento arrivavano i vigili, arrivavano chiunque a farmi verbali. E ho il deposito libero, c'è spazio, li metto là e poi la sera li tengo fuori. E la mattina li mettiamo dentro, non vedo il motivo perché io devo essere verbalizzato. E cosa le dicono i clienti che adesso possono mangiare solo fuori? Siamo, non posso mangiare vicino ai bidoni alla spazzatura e non si siede nessuno. Quindi un tavolo resta inutilizzato? Già. Un tavolo rimane sempre inutilizzato. Lanciamo un appello al comune? Io ritengo che il nostro sindaco dovrebbe prendere provvedimenti. E spostare magari? I bidoni, che gli dia un'altra aria, però i bidoni davanti alla mia porta li deve togliere. Nota di servizio di chiusura che riguarda i soli crotonesi, però domenica prossima la processione del quadricello per le vie della città a bordo di un pick-up, come già avvenuto nel 2020 a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. Tutte le principali vie, non solo le principali vie della città, saranno attraversate da quest'auto. L'anno scorso fu anche sotto la pioggia in parte, ma l'invito è soprattutto perché non si formino assembramenti. Infatti Piazza Duomo sarà interdetta sia al momento dell'uscita dell'effigie che quando essa rientrerà. State vedendo le immagini proprio della processione dell'anno scorso, vedete a bordo di questo pick up il momento della partenza, poi il tempo fu un po' più clemente successivamente, ma trasmettemmo addirittura in diretta la processione. Quest'anno non sarà così, ma comunque le modalità saranno identiche a quelle dello scorso anno. Si prega, e lo fanno sia le istituzioni civili che quelle religiose, di seguire l'autostrada senza assemblarsi, oppure, e sarebbe ancora meglio, dai balconi di casa, il passaggio della sacra icona così cara ai crotonesi. 13:57 minuti, mentre ci apprestiamo a chiudere, tra poco Infostudio Local, vi ricordo la prossima edizione alle 19:10, vi auguro buon pomeriggio.